E purtroppo siamo arrivati in chiusura puntata, quest'ora è volata perché sembra passato 2 minuti, quanto più o meno, cioè il tempo proprio zero. Però come in apertura abbiamo avuto la sorpresa del qui presente Daniele, in chiusura abbiamo una new entry, Emilia Paolicelli. Che, diciamo chi sei? E sono la fondatrice di Meraki, che è un brand che realizza dei prodotti partendo da un materiale di recupero, sono sacchi di caffè. E quest'oggi siamo ospiti presso questa galleria dove abbiamo visto poc'anzi un servizio insieme a Franco Francesca e i suoi ospiti, quindi grazie di essere stati grazie ospiti. A voi. E diamo anche qualche riferimento per chiunque fosse interessato, diciamo, anche a questa nuova... Potete trovarci su internet, abbiamo il nostro sito che è merakidesign.com. magari, non so, facciamolo vedere. Questo è il logo, quindi non vi potete sbagliare se su internet vedete questo loghetto, sappiate che potete trovare tutte quante queste belli oggetti in vendita sul nostro shop e poi siamo presenti sui vari social, quindi potete seguirci per eventi, esposizioni in giro per l'Italia, realizzate con buste di caffè. Vedi, quindi si riutilizza tutto, niente si butta, giusto? Buste recuperate da bar, quindi noi siamo di base a Bologna, abbiamo un giro consolidato di caffetterie, bar che recuperano questo materiale per noi, perché si tratta di un poliaccoppiato di plastica e alluminio, quindi comunque non è differenziabile come rifiuto, lo recuperiamo noi e realizziamo questi accessori. Bellissimo, allora quest'oggi è stata una puntata un po' ecologica, ci recuperiamo anche noi, come vedete, con un po' di vino e in chiusura diamo i nostri riferimenti, che ormai nel frattempo Daniele li ha imparati, no? Certo, da qualche parte c'è il numero in sovraimpressione. Perfetto, in sovraimpressione lì in basso, sì, quindi okay. Questa è la, diciamo, la nostra salvataggio, quando non sappiamo qualcosa è in sovraimpressione, okay. Ha già imparato, perfetto, crescerà, ma ci piace così, diciamolo. Benvenga oggi il nuovo volto di Fanny Moon, il nuovo fotografo ufficiale, fotoreporter di tutti quelli che potrebbero essere i nostri servizi, ma soprattutto di un particolare tipo di servizio, giusto? Certo. E probabilmente. Non di altro. Non diciamo altro. Quindi ricordiamo il nostro numero di telefono 333-333-8693 se volete interagire con noi, messaggiare, whatsappare, se siete artisti, cantanti, ballerini o presentare le vostre arti, potete farlo tramite quel numero e noi saremo ben lieti di farvi conoscere, quindi come abbiamo fatto quest'oggi. E oppure se avete un evento da proporci potete sempre contattarci tramite quel numero o possono anche guardarci su YouTube o Facebook, basta mettere un pollicione amichevole o iscriversi al nostro canale, quindi se qualora vi siete persi una puntata o volete rivedervi potete farlo tramite i nostri social. Detto questo, noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana e lo facciamo con un bel brindisi. Salute. Alla prossima. Salve.